Benvenuti nel mio canale. Oggi mi trovo nella cucina di mamma che deve preparare le patate al forno con agnello. Ingredienti: le patate che ha già tagliuzzato, funghi, cipolle, agnello, lampagioni, pepe, sale e olio. E adesso continuiamo con la preparazione. Dopo aver tagliato le patate, tagliamo a fette anche la cipolla. Abbiamo aggiunto prezzemolo e adesso aglio tagliuzzato a fettine, un po' di olio, e giriamo le patate in modo che si condiscono bene di questi sapori. Anche un po' di sale. Aggiungiamo i funghi che mamma ha precedentemente lessato. Abbiamo aggiunto i lampagioni, adesso aggiungiamo un po' di formaggio, un bel po' di formaggio, olio, e pepe. Aggiungeremo anche un po' di acqua. Dopo aver aggiunto un paio di bicchieri di acqua, gli facciamo dare un bollo sul fornello. E poi lo inforniamo a una temperatura di 180 gradi per circa un'ora. Solo dopo aver cotto le patate, i lampagioni e i funghi verrà aggiunto l'agnello, in quanto hanno tempi di cottura diversi. Adesso abbiamo infornato il nostro tegame di patate e lampagioni e continuiamo la cottura nel forno per circa un'oretta. A una temperatura di 180 gradi, mi raccomando. Cotte le patate, vi abbiamo aggiunto l'agnello, messo un altro bicchiere di acqua e adesso inforniamo di nuovo. Ed ecco qui il nostro tegame di patate, agnello, lampagioni e funghi al forno. Un profumino che voi nemmeno immaginate. Brava mamma!